Ci vorrà il quadruplo del tempo previsto per chiudere i lavori su Viale Marconi a Pescara, secondo quanto denunciato dal Partito Democratico, che torna a sollevare dubbi sulla legittimità del cantiere avviato ad agosto del 2020 in una delle principali arterie viarie cittadine. A riportare l'attenzione su un progetto definito controverso e dannoso per Pescara e i pescaresi sono stati i consiglieri comunali Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli e Marco Presutti, insieme al consigliere regionale Antonio Blasioli. Piero Giampietro, il PD continua a sollevare dubbi sulla legittimità dei lavori su Viale Marconi, perché? Questa purtroppo ormai è una barzelletta, perché il Comune ha dato il via libera ad un'altra variante che ha allungato ulteriormente i termini per completare questi lavori, che ormai faranno concorrenza alla Salerno-Reggio Calabria come durata, perché sono stati più di 200 giorni in più per finire questo intervento, doveva appunto essere fatto in 180 giorni. Ormai sono quasi 850 giorni che invece nei quali questo intervento doveva essere fatto, ormai vuol dire anche tenere in ostaggio un'intera città in un cantiere infinito che cambia ogni giorno. Ed è cambiato ulteriormente perché è stata fatta un'altra variante, sempre su indicazione della giunta comunale che dà gli input da questo punto di vista, per sottrarre una parte dell'intervento alla ditta che ha già realizzato gran parte di questi interventi e affidarli dal punto di vista tecnologico ad un'altra ditta chiamata ad acquistare i semafori, che invece ci sono già di Piazza Unione e di altri incroci. Quindi è un pasticcio. Chiediamo chiaramente alla giunta di darci una spiegazione sia sulla tempistica ormai infinita di questo cantiere, sia sul perché a una ditta che prima aveva già dovuto comprare questi semafori, in realtà adesso viene sottratto questo intervento, forse per, chiediamo noi, per sanare tutta una serie di errori che sono stati commessi su indicazione politica della giunta comunale di centrodestra e ai quali oggi la ditta è chiamata a mettere una pezza, ma in questo caso ci chiediamo sempre chi paga, perché non è vero che, come hanno detto, è a invarianza di costo per il Comune, perché in realtà c'è un costo in più, quello cioè dei semafori, e in realtà chi paga è sempre Pantalone, cioè i pescaresi. Ricordiamo a cosa servono questi semafori. Questi semafori sono una creatività di questa giunta, perché dovrebbero fermare il traffico veicolare per far passare i mezzi del trasporto pubblico locale. Non è dato ancora sapere né cosa avverrà all'ora di punta, quando quindi attorno alle rotonde si fermerà il traffico per far passare in mezzo soltanto gli autobus di TUA. Non sappiamo cosa avverrà per gli autobus privati, cioè quelli non di linea, che dovranno percorrere questa strada. Poi ci chiediamo sempre come sia possibile che la rotonda pensata in tutta Europa per sostituire il semaforo a Pescara invece diventi un supplemento del semaforo, quando cioè il cantiere finirà e diventerà questo esperimento fatto sulla pelle dei pescaresi.